Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la Foxeer DigiSight V3, videocamera digitale per sistema HD0. Se volete acquistarla trovate il link in descrizione. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo la videocamera, degli adesivi Foxeer e un set di viti e rondelle. Nella pagina prodotto notiamo come questa videocamera sia presente nei colori nero e rosso. Inoltre possiamo scegliere il cavo di collegamento da 8 o 15 cm. Il cavo da 8 cm va bene se posizionate la VTX sopra il flight controller, ma se la mettete nella parte posteriore del modello prendete il cavetto da 15 cm. Infine possiamo scegliere la versione Starlight che ha un FOV di 170 gradi o normale che ha un FOV di 160 gradi. Io ho scelto la versione nera con cavetto da 15 cm e FOV di 160 gradi. La videocamera ha formato micro, quindi misura 19x19 mm. Lo spessore è di 24.5 mm. Il peso della videocamera con cavetto da 15 cm è di 9,7 grammi. Vediamo ora le specifiche di questa Foxeer DigiSight 3. Il sensore è un Sony CMOS da mezzo pollice. La risoluzione è da 1280x720 pixel a 60 fps. Il formato è da 16 noni. Il FOV, come abbiamo già visto, può essere di 160 gradi con lente standard e 170 gradi con lente Starlight. Il bilanciamento dei bianchi è automatico. Per quanto riguarda i collegamenti e l'alimentazione è tutto molto semplice, in quanto basterà collegarla alla VTX col cavetto MIPI, poi siamo pronti ad usarla senza dover fare altro. A questo punto, visto che ho già montato la videocamera, posso anche procedere con un test di volo. La DigiSight V3 si presenta come la proposta Foxeer più recente per sistema digitale HD0. Dopo le prime due versioni, questa nuova videocamera è completamente digitale, con risoluzione da 720p e 60 fps. La qualità generale di questa DigiSight V3 è in linea con le altre videocamere HD0, anche se al momento comunque non ho avuto modo di provarne molte, quindi la mia esperienza in tal senso è limitata. La scala cromatica è abbastanza calda e nelle giornate di sole il cielo risulta di un azzurro piuttosto gradevole. Tutto sommato ritengo questa videocamera valida e l'esperienza di utilizzo mi sembra soddisfacente. L'unico difetto a mio parere è non poter modificare le configurazioni interne della videocamera, anche se in effetti questa DigiSight si adatta bene un po' a tutte le situazioni. Infatti si ha l'idea che Foxeer abbia lavorato sulle impostazioni cercando di ottenere una buona immagine finale, piuttosto che lasciare quelle predefinite che non sono proprio il massimo. Se quindi di solito volate con le impostazioni stock perché non avete né il tempo né le capacità di modificare la configurazione, allora la Foxeer può essere una buona scelta, perché già con i settings predefiniti l'immagine è soddisfacente. Se invece vi piace personalizzare le impostazioni interne della videocamera, come bilanciamento dei bianchi, saturazione, colore, eccetera, allora la Runcam HD0 V2 è sicuramente preferibile, in quanto mette a disposizione il pieno controllo del menu configurazione. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione della Foxeer DigiSight V3. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.